volevo farvi il video dell'agenda. C'è un ritrovo di cani qui sotto. Allora, cani permettendo e bambini di là permettendo, vi faccio il video per farvi vedere l'interno dell'agenda che ho postato ieri su Instagram, ho visto che vi è piaciuta tanto. Volevo fare un video serio con la fotocamera, con tanto di treppiedi, ma ovviamente quando la vado a prendere io le batterie sono ogni volta chiaramente scariche. Quindi accontentatevi di questo video casareccio fatto così al volissimo. Allora, questo è l'interno, la prima pagina. L'agenda è di Organized Mom. Ci sono un sacco di anche di altre, diciamo, di altri oggetti, diciamo, da cancelleria. Il formato, come vedete, è un A5, quindi è metà A4. E qui c'è la prima pagina, qui dove potete segnare i vari numeri utili, ovviamente in inglese. Qui è il diario, il calendario 2016-2017. Qui vedete praticamente le routine settimanali, qui diviso su appunto tutta la settimana, gli impegni mattina, pomeriggio, sera e il dopo scuola. Come vedete, il dopo scuola arriva fino al venerdì. Per me va benissimo perché i bambini vanno a scuola dal lunedì al venerdì. E qui sono le sette colonne che trovate, dove sopra scriverete il nome del membro della famiglia e poi sotto tutti i vari impegni, diciamo quelli fissi, per esempio, che ne so, la piscina, oppure per esempio per Chiara la riabilitazione, come poi anche per Sofia. Quindi veramente sarà, non lo so, il campo di una battaglia navale, queste pagine. E c'è suddiviso, sembra, ecco qua. Vi faccio vedere poi che inizia dal 15 agosto, perché sicuramente, magari se non sbaglio, nei paesi anglosassoni le scuole iniziano, sono in America forse a fine agosto, qualcosa del genere, quindi questa agenda parte dal 15 agosto. Qui su questa colonna trovate per appuntare appunto le idee per i pasti, la lista delle cose da fare e magari potete già segnarvi gli impegni della settimana, diciamo, che deve venire. I quadratini sono un po' piccini, però considerate che avete tutta praticamente poi la riga, ovviamente. Allora, questo è il mese di agosto. Questo poi diventa settembre, quindi la parte settimanale, quindi è settimanale, diciamo, suddiviso così. Poi trovate dei, aspettate, ecco qua, qui in fondo, vabbè, arriva fino, come vi faccio vedere, gennaio 2018, la prima settimana di gennaio 2018. Qui potete fare una pianificazione mensile. Allora, la lista delle cose da fare del mese di settembre con le varie spunte. Qui potete segnare le vostre spese, può essere utile per tenere sotto controllo il bilancio familiare, e anche questo, entrate e uscite, sempre le spese diviso appunto per sui vari mesi. Poi vi faccio vedere che c'è di nuovo, praticamente ecco qua, questa invece è la vista mensile senza colonne, però magari può essere utile per segnare, non so, calendario editoriale del blog. Questa è sempre, la vista, ecco, la vista mensile dei mesi del 2016 è così, piccolina su una pagina, mentre poi nel 2017 ce l'abbiamo su due pagine e qui lo spazio sempre per mettere le note. Poi abbiamo, questo praticamente per Natale e feste, ma questo può essere utile, vedi, per pianificare il Natale.
le spese, le cards, perché no? Inviare biglietti d'auguri per Natale, i regali, lo shopping natalizio e poi il planner per le vacanze estive. E qui vari pensieri, pianificazioni per il 2017 e il 2018. E poi abbiamo anche la lista per la spesa. Questa è carina perché poi alla fine è staccabile, come vedete. E scrivete la vostra lista della spesa e strappate via. Aspettate, Poi dopo qui tutta la lista per la spesa, che ce ne sono diverse. Arriviamo, tanto io scrivo la lista della spesa e poi la lascio a casa, quindi non c'è problema. Qui c'è una parte per le note, con il calendario 2018-2019 addirittura, quindi potete pianificare oltre. Qui abbiamo questo divisorio trasparente, due sono. Poi qua c'è questa taschina in carta, qui potete segnare sulla vostra, diciamo, rubrica, ecco qua, nome, indirizzo, telefono, email, cellulare, cose varie, quindi per i vostri contatti. Sì, qui per ricordare i compleanni, i mesi, e quindi niente, questa è la rubrica. E poi ci sono questi stickers, quindi per compleanni, giorni speciali, feste, meeting, incontri, chiamate importanti da fare, il dentista, il dottore, insomma, diviso appunto per l'oculista, ecco, questo mi torna utile, parrucchiere, e quindi niente, questi sono due fogli di sticker. 270, se non ricordo male, perché stava scritto sulla... Ah, questo vedete si stacca, quindi può essere utilizzato come divisorio da mettere dove volete, e ha questa tab qua, mentre gli altri l'avevano qua. Carina l'idea magari di realizzare dei divisori personalizzati, magari diviso per mesi. Date spazio alla vostra creatività. Ah, 288, eccoli qua, gli stickers. E che dite, vi piace? Io non lo so, la trovo molto carina, vediamo se riuscirò a utilizzarla come sarebbe nei miei pensieri. Naturalmente, se volete decorare con i washi tape che vanno tanto di moda, secondo me, visto gli spazietti che non sono proprio grandissimi, allora vi consiglio magari questi di Tiger, perché sono piccolini, come vedete, quindi, però sono carini perché poi vi vanno un po' a colorare tutte le varie, i vari spazi dell'agenda, per non lasciarli proprio così bianchi, smortini. Questi sono da 3 mm, quindi secondo me non male. Ok, nonostante le belve di là, sono riuscita a farvi questo video, chiacchierato anche troppo. E che dite? Vi piace? Vi piace anche l'interno? Visto che vi è piaciuto tanto anche l'esterno? Vabbè, via. Alla prossima. Buona giornata a tutte.